Épidémie, conflit en Russie, tout ça je l'ai géré. J'ai l'âge de leur fils, je les ai gouvernés, fils dont ils rêvaient. Gère la prof de français, faut laisser la place, l'empire au roi. Faut vous dire stop, à la retraite dans 2 ans ou 3. Chef des armées, sondage premier, 5 ans de plus, je serai à l'Élysée. Je sais bien la République, c'est moi. Plus de liberté, moins de policiers. Champion en débat, y'a déjà plus personne à humilier. Vote pour JLM, hey, t'as voulu légaliser, hey. Si mon pays je l'aime, c'est que je veux le partager. Tous égaux d'abord, pas de prisonniers du sort. Trop d'écart dans tous nos salaires, pourquoi certains roulent sur l'or? Y'a encore des gars pétés thunes, mais d'autres vivent dehors. Trop d'écart dans tous nos salaires, pourquoi certains roulent sur l'or? Il me résonne, le jour de gloire est arrivé. Toujours la même combat que le padré. Nos valeurs c'est que le pays passe premier. Je crois que c'est l'heure 2017, je vais me venger. Je rafale les candidats, oh. La droite forte, je te le dis, c'est moi, oh. Le nouveau il fait oulalala, oh. Deuxième tour tu connaîtras pas, oh. Bien dans le game, MLP est prête. Vieille école et même idée en tête. Tu préfères quoi que l'histoire se répète? Le but enfin c'est de mettre Macron en miettes. RN pour une fois, uni pour l'État. Chaque Français chez soi. RN pour une fois. Uni pour l'État. Chaque Français chez soi. Sois fier ami patriote. Portez ton drapeau qui brille. Ce sera peut-être bien ton vote qui rendra le futur facile. En bande politisée, dans la course on veut l'Élysée. Un seul trône vraiment courtisé, un pays à superviser. Hasta luego, prends le bulletin. Hasta luego, celui que tu veux. L'Italia ha risposto all'appello del presidente Zelensky, che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti. La compra di armi, come risposta a questo che sta dentro. La pazzia, eh. Dove vai quando poi resti sola? Senza armi, tu lo sai, si vola. Quando lui arrivò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi io ti chiedo di più. Kalashnikov blu, me lo ha detto Biden, ce l'hai tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Выходите, не имеете права вы здесь снимать. Выходите. Вы знаете, что ваши ставят там машину. Я никому слова не говорю. С праздником вас! С днем
великой победы! Ура! Madam President, you're welcome. You... What a pleasure to see you. The same about you. Yes, how are you? Glad. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, that you're coming. Wonderful to see you again. It's been a while. Maybe. I don't remember. Keep my wife's name out your fucking curioso, è giovedì, siamo qui al solito appuntamento. Stasera sono particolarmente incazzato. Prima il virus, poi la guerra, poi ora le elezioni in Francia, addirittura Will Smith. Esiste una sorta di pensiero dominante che vorrebbe omologarci. Abbiamo capito noi, ognuno di noi ha il suo cervellino e con questo cervellino noi riusciamo a distinguere se vogliamo stare da una parte o dall'altra. Però non devono essere gli altri che ci dicono quello che dobbiamo pensare. Ci sono troppi scienziati del nulla in giro e a noi gli scienziati del nulla non piacciono affatto. A noi piacciono le cose grintose, siamo su un filo. Saluto Dylan Francesco che mi dice: chi voteresti tra Le Pen e Macron? Mica sono francese, non te lo voglio dire, ma chi voterei? Sono sempre le stesse cose, cioè se io dico che voto Le Pen subito ci saranno tutti quanti che cominciano a dire: allora sei di destra, usciamo fuori dall'Europa, usciamo. Se dici il contrario, allora ognuno fa quello che crede, purché non ci vogliate per forza far dire quello che volete voi. Ci avete praticamente passato con i vostri carri armati sui corpi durante il periodo del Covid con l'emergenza. Ora che l'emergenza c'è davvero, neanche la capacità di fare una legge per prendere il gas italiano per noi italiani. Sono letteralmente incazzato per questo, ma ne riparliamo dopo. Perché ne riparliamo dopo? Perché ora vi invito come sempre a telefonare al 379-1482-284 se volete, altrimenti fate quello che volete. Saluto Orlando Marallo che è qui con me nello studio a sorbirsi questa schizofrenica trasmissione e Alessandro Caporaso che è in regia. Saluto anche tutti gli amici che oltre che su Facebook e in TV sul canale 625 di Lab TV ci seguono anche su Twitch. E però vado al primo ospite perché abbiamo perso fin troppo tempo e stasera noi per parlare di alcune cose, come piace fare a noi, per confrontarci, abbiamo voglia di farlo con una persona giovane, colta e di un'origine abbastanza precisa. Cristina Bilimenco. Cristina, ci sei? Sì, salve. Ciao, dammi del tu, non cominciamo con lei, voi, dammi del tu. Allora Cristina, benvenuta. Ciao. Ciao, benissimo. Io ti ringrazio di essere qui perché avrai capito che a noi piace da una parte scherzare, però scherzare anche su cose serie, perché attraverso lo scherzo spesso si riescono a dire cose molto più serie che non attraverso le cose serie. Se non mi capisci, ma penso che mi capisci, puoi anche contraddirmi. Allora Cristina, brevemente, tu dove vivi prima di tutto? So che stai nelle nostre zone. Sì, io in realtà vivo a San Giorgio del Sannio, quindi provincia di Benevento. Aprite quella porta e fatela entrare, è uno scherzo. Però
La tua origine è chiara, giusto? Sì, io sono ucraina, sono nata in Ucraina e mi sono trasferita qua all'età di 7-8 anni all'incirca, ho svolto però qua tutto l'iter scolastico e quindi diciamo che a livello culturale e linguistico sono italiana doc, anche se parlo comunque il russo e l'ucraino in modo fluente. Ma guarda, ti posso dire che parli anche l'italiano in modo perfetto, a differenza di tanti italiani che non lo parlano bene, quindi... tu sei laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, quindi chi più di te, con chi più di te possiamo così intrattenerci per verificare un po' qual è il tuo punto di vista, che molto probabilmente, ma non escludo anche il contrario, è simile a quello mio e di tanti altri. Allora, che sta succedendo, Cristi? Come la mettiamo questa cosa? Come la vedi tu? Prima di tutto, hai parenti in Ucraina in questo momento? Io ho dei parenti, quelli con cui sono a stretto contatto è mia nonna, ma per fortuna siamo riusciti a portarla qui in Italia all'incirca 2 settimane dopo, perché noi vivevamo vicino a Kiev, quindi ovviamente la situazione era preoccupante anche lì, soprattutto tenendo in considerazione i fatti di Bucha, cioè tutta la parte nord, sì. Allora, scusa, entro subito a gamba tesa. Non so se tu segui anche le trasmissioni italiane, certamente, anche se so che sei impegnata anche su versanti artistici, insomma, abbiamo degli amici in comune che mi hanno segnalato della tua presenza, eccetera. Però c'è qualcuno che paventa, cosa che io ritengo impossibile per definizione, però paventa la possibilità che alcune cose siano state fatte per aumentare l'attenzione rispetto a quello che sta divenendo e mettono in questa cosa anche Bucha, in particolare i corpi lasciati lungo le strade. Allora, a me non interessano quei corpi, purtroppo sì, perché erano già morti o erano morti, a me interessa che stanno andando avanti delle stragi e questo è inammissibile. Tu come la pensi? Diciamo che in Ucraina ci sono guerre su più fronti e quello a livello di informazione è molto importante. Non è la prima volta che la Russia fa una cosa del genere, l'abbiamo visto anche durante il Russia Gate, che il famoso Russia Gate, quindi nelle elezioni americane. Ovviamente accreditarsi agli occhi dell'opinione pubblica come colui che non è il vero nemico, ma semplicemente una vittima, fa sempre comodo, perché ovviamente in quel caso è un appoggio maggiore anche da parte della, non solo della tua popolazione, ma anche quella esterna, che preme ovviamente sui propri governi, no? E aiuta ad indirizzare determinate politiche anche a livello internazionale. Ora, per quanto riguarda Bucha, sì, se ne è parlato molto, ci sono varie discussioni in atto, però come abbiamo visto anche dalle fonti del New York Times, che quindi non è qualcosa che dice l'Ucraina, il ministero, perché ovviamente lì uno può anche confutare e appunto dire sì, si stava creando una scena ad hoc, però quando immagini satellitari degli Stati Uniti ti mostrano che quei corpi sono lì in strada già da un bel po', io non credo che si possa confutare più di tanto. Cioè, a meno che tutto il mondo non si sia messo d'accordo contro la Russia, ma la vedo un attimino troppo complicata come situazione. Ma guarda, cioè, anche io penso che al di là di questo, vedere le immagini, che per fortuna tanti nostri, diciamo così, colleghi, io umilmente parlo di colleghi, ma quelli che sono sul fronte di guerra sono colleghi nel senso che sono giornalisti, ma sicuramente io sto più comodo rispetto a loro, perché io ne parlo da lontano. Però vedere tante immagini che ci sono state garantite dalla loro presenza e dal fatto che internet ci mette sempre in collegamento con l'intero mondo, ci dà la possibilità di giudicare al di là delle stragi cosa è rimasto di gran parte dell'Ucraina. E io vedo delle immagini al di là dei corpi eccetera, strazianti, sarà difficilissima la ricostruzione, non sarà una cosa semplice e ancora non è finito, questo è il problema. Certo. Senti, a questo proposito, giusto e poi riprendiamo, perché noi andiamo sempre in velocità, c'è soprattutto un fotoreporter che si definisce giornalista combattente, che si chiama Claudio Locatelli, che prima era isolato, seguivamo in molti di noi, poi anche le televisioni nazionali hanno capito che è una persona seria e segue tutto con puntualità. Ti faccio vedere un contributo di Claudio sulle zone di cui parlavamo e poi c'è una piccola chicca che riconoscerai sicuramente perché sta diventando virale in tutto il mondo. Siamo ad Irpin,
Vedete, i soldati continuano a trovare elementi inesplosi. Siamo arrivati qua con la nostra macchina, adesso che la zona è libera, e abbiamo incrociato questo mezzo. I soldati stanno spostando proiettili, come vedete, di carri armati. Siamo dentro Irpin, dove effettivamente la battaglia ha infuriato più di altri luoghi. Mi sentite? Hanno ristabilito le connessioni anche in quest'area stamattina, a quanto pare funzionano anche abbastanza bene. Disegno la mia vita e la mia storia, di un giorno quando piccola e indifesa, mamma e papà mi portarono qui. I draw my life, ma io lo muoio e già, quando il mondo è violento, un futuro non ha. I draw my life, ma io lo muoio e già, quando il sogno si spegne, la paura ti prenderà. I bambini non giocavano, ma fuggivano con le mamme e i papà. La malvagità. Nel cielo non brillava mai il sole, le strade erano vuote nel silenzio. Ogni città, ogni giorno così. Cristina, questa bambina che è originaria dell'Ucraina ha fatto il giro del mondo perché ha registrato questo brano che nella sua semplicità traccia effettivamente quella che è la tragedia del vostro popolo. Ti chiedo un'altra cosa, sempre con grande e straordinaria libertà di opinione, e cioè tu hai avuto, credo, rapporti positivi anche con altri ragazzi come te, russi. Oggi questo clima ovviamente si ripercuote anche nei rapporti interpersonali. Si riesce a superare anche questo per chi sta fuori da quel luogo? Perché lì sarà difficile per anni, per molti anni sarà difficile. Ma voi che siete qui, avete dei contatti? Riuscite a confrontarvi? Allora, io personalmente non ho mai avuto contatti con, con giovani o ragazzi della popolazione russa. Ho come parenti le mie cugine che vivono in Crimea, che è attualmente territorio occupato dalla Russia, però diciamo che non parliamo di questi argomenti e dopo il 2014 siamo molto allontanate, proprio perché abbiamo posizioni differenti. Per quanto riguarda ricucire i rapporti in generale con la popolazione russa, io la vedo molto complicata, perché ci sono persone ovviamente che sono a favore dell'Ucraina e cercano di combattere questo modo di pensare, questo modo di vedere che questa guerra sia giusta più che altro, perché ci sono molte persone che appoggiano questo andamento della politica estera russa. Okay. Il problema però è che sono pochi quelli che sono contrari, e questa cosa del vedere appunto persone che non credono, che parlano, addirittura c'era una foto di un bambino ad Irpin, mi sembra, o Bucha, con case demolite dietro, e un commento russo era quello del "avete finito di postare foto di bambini siriani?". Quindi diciamo che questo parla già da sé. Guarda, e attualmente non solo all'interno ma anche all'esterno tutta la popolazione ucraina è, diciamo, unita contro questa propaganda che dilaga sia all'interno della popolazione russa che all'interno dei vertici della politica. Quindi io non credo che sarà molto facile ricucire i rapporti in generale. Va bene, va malissimo a dire la verità, non è che va bene, però purtroppo è una dura realtà. Quando ci sono guerre, guarda, tutto ci saremmo aspettato. In questo mondo strano che ci coinvolge, il virus già ci ha sconvolto di per sé, ma una guerra con i carri armati, proprio io almeno personalmente non l'avrei mai pensata. Potevo pensare a una guerra con i droni oppure cibernetica attraverso internet, ma una cosa così non l'avevo proprio pensata. Il vero problema è che ora bisogna uscirne. Allora ti chiedo ancora un'altra cosa, approfitto per salutare chi ci sta seguendo su Twitch e in particolare Gambox,
che mi chiede se è in diretta, assolutamente in diretta, se vuole intervenire, se ci vuole fare domande, se siamo qui, rispondiamo a tutti, sì, se ci riusciamo. Ti chiedo, secondo te se ne esce fornendo più armi all'Ucraina e rendendola più forte, che è il quesito che ci si pongono tutti in questi giorni, oppure con le sanzioni, che io trovo spesso inutili, perché queste sanzioni, io sono dell'idea che li pagheremo in primis noi, e torno sulla questione del gas che mi ha fatto molto incazzare quando ho scoperto, perché poi noi non approfondiamo, quando succedono le cose approfondiamo, quando ho scoperto quanti giacimenti ci sono in Italia e quanti ne abbiamo chiusi, e sono gli stessi che le hanno fatti chiudere che ora vanno in giro per l'Europa e fuori dall'Europa a chiedere gas che riesca in qualche modo a soddisfare le esigenze della nostra nazione, oltre quello russo che non so se continuerà così. Allora, come se ne esce? Oppure con le trattative, che però non vedo, non vedo una grossa forza che le porti avanti. C'è Orban che ha fatto un tentativo così, ma mi sembra insomma anche il meno adatto. Chi può fare veramente una trattativa di questo tipo? Chi fa sedere Putin e Zelensky vicino ad un tavolo? Allora, parlando di energia, sì, quello che si sta facendo attualmente è sbagliato, è del tutto sbagliato, perché in Europa, al posto di investire nelle riserve che sono presenti sui nostri territori, passiamo dalla dipendenza russa a quella americana. Quindi già qui vediamo che c'è qualcosa che non funziona, perché al posto di investire in noi cerchiamo di dipendere sempre da qualcuno, da un'altra forza. Per quanto riguarda il fornimento d'armi, sicuramente non se ne uscirà dicendo non vi forniamo armi e fate quel che vi pare, perché ovviamente sappiamo che, ad esempio, io, conoscendo bene il comportamento della Russia, bene per quel che posso, io ero convinta che sarebbe successa qualcosa. E il problema qui è che... Eri convinta da febbraio o eri convinta da quando è iniziato il Donbass? No, da febbraio, quando è iniziato il Donbass la situazione non era così grave, ma questa sorta di esercitazioni sono qualcosa che non si vedeva dalla guerra fredda, quindi è molto semplice capire la situazione. Era un campanello d'allarme, insomma. Sì, esatto. Poi comunque all'interno della società russa c'è un problema di base, no? Se la società ucraina diventa sempre più occidentalizzata, anche quella russa lo diviene per una questione di interconnessione, e da questo punto di vista il potere che si ha in Russia inizia a cadere, a cedere, perché poggia su degli aspetti che sono tipici della cultura russa e non possono andare d'accordo con un sistema liberale democratico. Okay. Per quanto riguarda il fornimento d'armi, quindi secondo me bisogna andare su due fronti, fornire armi e le sanzioni, perché comunque servono entrambe. Il problema è che la Russia a livello tecnologico dipende dall'Unione Europea, e se c'è, appunto come c'è in questo momento, un embargo tecnologico, quindi non si può comprare pezzi, inizia a crearsi un problema all'interno della società, tant'è vero che una fabbrica molto importante che produce carri armati ha chiuso per mancanza appunto di materiale. Per quanto riguarda le armi, io sì, sono ovviamente a favore delle armi, sono armi, anche a favore dell'aumento della spesa militare di tutte le nazioni dell'Unione Europea. Senti, avevo un altro contributo, ma preferisco, e quindi avviso anche la regia, saltare questo e farti a te la domanda. Era praticamente un esperto che parlava dei missili alle porte dell'Unione Europea. Preferisco più che l'esperto sentire te. E secondo te si ferma lì, in quella striscia che va fino al Mar Nero, o arriviamo a Odessa e arriviamo poi alla Polonia e a quello che io non vorrei mai accadesse? Allora, il problema è che c'è una grande paura per la Polonia. La Polonia ha approvato anche i suoi sistemi anti-aerei a livello di sirene, sto parlando. Ci sono state delle esercitazioni. Alla NATO addirittura si sta già parlando di schierare truppe permanenti lungo quei confini per fornire una maggiore protezione a tutti i membri dell'alleanza. Per quanto riguarda andare oltre, sicuramente se la situazione andrà di questo passo, qualcosa le tensioni aumenteranno.
Però se mai dovesse succedere qualcosa tra NATO, quindi Europa, e Russia, il mio parere è che tutto succederà solo su quel frangente tra cioè quel pezzo di terra tra Polonia e Ucraina, e non si andrà oltre, perché ovviamente se ora l'Ucraina riesce a tenere testa con un sistema antiaereo e antimissili, che ovviamente sappiamo non è così ben fornito, nonostante arrivano aiuti dall'Occidente, ma a livello di numeri siamo ben lontani, ovviamente nel caso della NATO non riuscirebbero nemmeno a sfondarle la barriera, diciamo, immaginaria che c'è tra la NATO e la Russia, e quindi tutto il territorio ucraino. Perfetto, guardi, hai le idee chiarissime e io credo che nessuno possa accusarti di essere faziosa, sei solo vicino al tuo popolo ed è giusto che sia così. Come è giusto che noi prendiamo atto che c'è, al di là dei punti di vista, dei perché, dei per come, delle responsabilità della NATO, dell'America che fa le guerre lontano, ok, è tutto per me vero, però oggi ci sono i morti, ci sono i bambini, ci sono tante persone che scappano, dobbiamo fermare la guerra. Ultima domanda e poi ti lascio, invitandoti sin d'ora nei nostri studi, perché stai qui fuori, ci vieni a trovare e non è detto che non parli con un altro mio collega per fare un'altra trasmissione, perché ti vedo lucida, preparata e geopoliticamente in forma, ecco, diciamo. Grazie. Così Zelensky, questa persona un po' particolare, che tra l'altro a me sta simpatico, ma non basta questo, insomma, sta simpatico perché sto seguendo anche Servitore del Popolo, che è stato praticamente la fiction che l'ha portato alla vittoria delle elezioni, però qualcuno dice è un comico, tra l'altro detto dall'Italia, dove un comico, insomma, rappresenta il primo partito in Italia, poi lasciamo stare come è andato o come potrebbe andare, però insomma di comici ce ne sono anche di più drammatici di questo. Cosa pensi del presidente? Del presidente combattente, perché è rimasto lì, altri non so, ogni tanto lo danno che va qui, va là, poi riceve i capi di Stato e quindi deve stare per forza lì, non è un set cinematografico. Diciamo che io ho votato Zelensky, quindi a prescindere, però il problema è che parliamo di sì comico, ma teniamo in considerazione che lui faceva satira politica a livello molto importante, che è riconosciuto e aveva una grande stima all'interno sia della Russia che dell'Ucraina. È una persona molto preparata, non è, diciamo, un comico qualunque, perché è comunque laureato in giurisprudenza, era un uomo d'affari e quindi comunque aveva a che fare con i grandi vertici all'interno della politica ucraina, e tante volte infatti è anche stato accusato addirittura di essere servo degli oligarchi. Quindi vediamo che non è una persona che non ha competenze o quant'altro, cioè non è semplicemente un comico, è comunque una persona molto... molto acculturate e con delle grandi capacità, ed è importante notare anche il fatto che comunque sia sempre rimasto a Kiev e soprattutto è sempre rimasto all'interno del palazzo presidenziale, che è sulla via principale che si chiama Bankova, quindi cioè una mossa magari sbagliata, perché tu sei al centro di Kiev in un punto in cui ti potrebbero colpire da qualsivoglia. Però tu sei rimasto lì per infondere coraggio alla tua popolazione, questa è una cosa da ammirare. Perfetto, va bene Cristina, grazie per il tuo intervento, devo ringraziare anche gli amici che mi hanno segnalato il tuo nome, perché le trasmissioni vere nascono così, ho rubato un po' di tempo in più e quindi non so, ora mi metterò d'accordo con la regia, sforerò sicuramente oppure taglierò tutto, però preferivo sentire la tua voce, perché in questo momento le voci dirette sono quelle importanti, non quelle dove tutti parlano di tutto. Ti ringrazio e speriamo di conoscerci dal vivo. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. Regia, a me, regia. Allora, mentre facciamo una cosa per uscire un po' dal clima, anche molto serio, se vogliamo. Bene, diamoci un po' di carica. Però, per uscire da questo momento un po' particolare, io direi di puntare su una piccola cosa che faremo d'ora innanzi. C'è una specie di classifica dei cantanti particolari che ci sono in giro per il mondo. Stasera vi proponiamo un cantante dello Sri Lanka, un cantante honduregno. Così, giusto per scherzare un po'.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And oh my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, they say, simpatici, simpatici tutti e due, ve li riproporremo anche perché qualcuno tra i due diventerà interprete di una fiction. Ne vedremo delle belle. Allora, ci spostiamo dall'Ucraina in Finlandia con il nostro amico Enrico Mazzone, che sta portando avanti il suo lavoro artistico sulla nuova opera. Vediamo un breve filmato che ci ha inviato e, come voi sapete, stiamo costruendo un cortometraggio su quella che è la più grossa opera presente al mondo dedicata alla Divina Commedia, 94 metri per 4. Ma ora ha cominciato a lavorare su un'altra cosa e quindi un'anteprima su questa cosa qui, e salutiamo Enrico. Sperando che stia bene, ma sicuramente, perché ci manda i filmati. Anche la Finlandia, io dicevo, stava bene, tranquillo, perché anche la Finlandia mi sembra sia un po' agitata perché vuole entrare nella NATO proprio ora. Vabbè, vediamo. Allora, Enrico Mazzone. Avendo passato per lo più una situazione molto simile a quello che il viaggio di Dante è stato nel, diciamo, nel suo esilio, inferno e purgatorio. Parlo di... Inferno, purgatorio, i tempi sono quelli che sono, povero Enrico, lo tagliamo anche noi, lo tagliano tutti, no, ma gli faremo una bella sorpresa. Dobbiamo chiudere assolutamente, dalla regia mi fanno cenno, nel senso che mi hanno inviato un messaggio che non abbiamo più tempo. Allora, anziché perdere tempo, non possiamo mandare a quel paese nessuno stasera, perché già li abbiamo mandati a quel paese, troviamo come andare avanti nel periodo difficile, perché le sanzioni si ritorceranno su di noi, quindi troviamo, non ce ne usciamo con queste cose, volete la pace o i refrigeratori o i frullatori, non servono a nulla, bisogna trovare le fonti alternative, ce le abbiamo, chi le ha fatte chiudere si dia da fare per farle riaprire. Per finire, vista il clima, lo scenario, come essere felici? Ce lo dice la Rimbam Band. Io vi saluto, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 18, da Lab TV, canale 625. Grazie a tutti e in particolare a Cristina. Signori, questa è un'offerta che non potete assolutamente lasciarvi scappare. Soltanto per oggi, chiamando il numero in sovraimpressione, potrete ricevere a casa vostra questa fantastica band. L'unica band telecomandata, signori. Grazie a questo telecomando, questa band potrà farvi qualsiasi cosa. Potete accendere la band, spegnere la band, accendere la band, spegnere la band, accendere la band. Me. Signori, vi piace il jazz? Questa band suonerà del jazz semplicemente pigiando il tasto jazz. We'll be right back.
signori, vi piace il liscio? Questa band vi suonerà del liscio semplicemente pigiando il tasto liscio. O preferite il folk? Basterà pigiare solo il tasto folk. Sembo, 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 tu si sembo, vita mia, e non so perché... Scusate che ha sbagliato. Questo era B-folk. Hai spinto due volte. Folk, una volta devi spingere. Signori, non avete nessun genere musicale preferito? Allora pigiate sul tasto radio. Il radio c'è un pochino. Il radio c'è un pochino. E il pochino bio, il pochino bio. Amici, questa fantastica band potrà intrattenervi nel vostro tempo libero. Basterà pigiare il tasto videogame ultima generazione. Potete scegliere il livello 1 con una pallina o il livello 2 con due palline. Amici, siete appassionati di cinema? Allora pigerete il tasto film. Red, Red, se tu vai via, che ne sarà di me? Francamente me ne infischio. Ma tu guarda un po' questo pezzo di... Potete pigiare il tasto pausa e zoomare sull'immagine. Zoomare indietro o in avanti. Thank you.